Buongiorno a tutti amici del Corriere Romagna, siamo qui con Lorenzo Savadori, pilota della MotoGP Aprilia, collaudatore del Test Team, alla grande giornata, il grande sabato dedicato al marchio di Noale qui a Misano. Una grande festa, avete appena corso la gara con lo scooter, ha vinto Max Biaggi, è stata una vittoria pulita. Sì, no, bellissimo vedere così tanti appassionati in questa festa Aprilia, in questa festa dove comunque Aprilia è stata veramente generosa in tutta l'Emilia Romagna, quindi vedere così tante persone in supporto anche a quella che è la situazione è davvero, mi riempie il cuore di gioia. Sì, abbiamo fatto la nostra classica gara gogliardica dove tutto è accettato, è accettabile, non c'è regolamento, sì, però, che si prendeva, esatto, però è veramente divertente, una bella festa. Sei sempre più uomo a Aprilia, una famiglia che sta crescendo. Finora in MotoGP avete ottenuto meno di quello che sembrava nelle vostre possibilità. Le moto sono veloci, manca sempre un po' di fortuna, manca sempre qualcosa. Sei uno dei protagonisti adesso anche in pista perché hai sostituito Oliveira, 12° posto, il tuo miglior risultato in MotoGP, una bella gara. A proposito, come va il braccio? Il braccio bene, diciamo che l'abbiamo un po' trattato, però bene, dai, speriamo che non mi dia più fastidio. La certezza è che ti avremo al Mugello o come sostituto di Oliveira, e naturalmente speriamo di no, anche perché ha la moto 22 dell'anno scorso, oppure col Test Team, con la moto 2023 come wildcard. Sì, no, io spero di essere come wildcard col Test Team, perché così vuol dire che Oliveira ritorna alle gare, che comunque abbiamo bisogno di quattro piloti in pista, e quindi spero questo. E poi vedremo con quale moto correrò. Certo che come Test Team devi provare in pista e non ti puoi concentrare tanto sulla gara, invece sostituendo Oliveira hai ritrovato solamente la gara perché ti hanno utilizzato come collaudatore venerdì, ma il sabato e la domenica hai fatto il pilota che punta al miglior risultato possibile. È stato bello? È stato bello, era un po' che non provo più questa sensazione, vedere la domenica comunque iniziare a avvicinarti tanto, essere vicino ai più forti è bello, quindi speriamo sempre di correre da pilota. Allora speriamo di vederti in una grande gara al Mugello e di vederti sempre più in questa MotoGP che è pirotecnica veramente. Come ti sei trovato con la sprint race? Molto difficile da affrontare fisicamente, anche perché comunque spinge veramente forte, è metà gara, quindi dici è corta, ma non è così corta, è abbastanza lunga. Poi c'è il perché esatto, lo fai comunque tutta spingendo al limite, però comunque bello. Allora un grande in bocca al lupo, un grazie a te e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Crepi il lupo, ciao a tutti.